Io credo che questa proposta sia da rigettare. Sia da rigettare perché su questo provvedimento, tanto atteso dal Paese, come più volte è stato ribadito dai colleghi capogruppo di maggioranza, è stata dapprima chiesta l'urgenza, che ha di fatto precluso qualsiasi possibilità di discussione e di votazione in Commissione. Si è detto il dibattito può svolgersi naturalmente senza nessuna forma di trasparenza e di pubblicità all'interno del Comitato dei Nove. Più volte il Presidente del Consiglio ha dato delle scadenze che sembravano quasi degli ultimatum al Parlamento in ragione di questa urgenza. Lei stessa ieri in televisione ha detto che entro oggi il provvedimento... Colleghi, per favore, un po' di attenzione, non si riesce a seguire. Potete accomodarvi ai vostri posti, per favore? Per favore, colleghi, vi esorto a prendere posto, grazie. Vado avanti, onorevole Giorgetti. Che il provvedimento entro la giornata di oggi poteva essere chiuso, almeno per quanto riguarda la Camera dei Deputati. Signora Presidente, noi abbiamo più volte chiesto il ritorno in Commissione e l'abbiamo chiesto perché riteniamo che in quella sede quei nodi che non sono stati sciolti, non in sede del Comitato dei Nove, perché oggi il Comitato dei Nove non si è neppure riunito, quei nodi che non sono stati sciolti nelle sedi dove questo testo è stato scritto, e cioè non in Parlamento, non sono stati sciolti. Non è un problema né della maggioranza di governo e neppure della maggioranza per le riforme, è un problema del Parlamento a cui è stata negata la possibilità di discutere e di votare. È per questo motivo che oggi questo ennesimo rinvio, che arriva dopo 3 giorni di fermo di lavori parlamentari in cui questi nodi avrebbero potuto essere stati sciolti nelle sedi non parlamentari dove il testo è stato scritto, è una richiesta che è addirittura irriguardosa nei confronti del Parlamento e anche nei suoi confronti, Presidente. Noi non possiamo accettarla. È per questo motivo che noi adesso non chiediamo 2 ore di dilazione, perché 3 giorni non sono bastati, io temo che neppure 2 giorni possono bastare. Noi chiediamo ora di votare, perché la legge elettorale si fa in Parlamento col voto dei deputati e non fuori di qui, perché soltanto questo è una proposta seria. Per questo motivo noi chiediamo di procedere con le votazioni e, se del caso, di rinnovare la richiesta di rinvio in Commissione. Si tornerà qui soltanto quando il provvedimento sarà stato adeguatamente istruito, come regolamento il buon senso lo consigliano. Grazie.